sto registrando dalla telecamera di Nicola Mattina e sto registrando Nicola Mattina. Vi proporrò delle riflessioni che io ho fatto leggendo un libro di Zagrebelsky che si chiama Imparare la democrazia. E la mia tesi, o meglio diciamo l'idea che mi è venuta leggendo questo libro, è che oggi chi, come le persone che sono qui presenti, frequenta la rete in un modo attivo, ha l'opportunità di sperimentare per la prima volta un sistema democratico, cioè ha l'opportunità di sperimentare per la prima volta la democrazia nella sua essenza in qualche modo. La democrazia è una cosa che noi diamo in qualche modo per scontato, ma i regimi democratici sono dei regimi che sono giovanissimi, perché nascono all'indomani dei regimi dittatoriali della Seconda Guerra Mondiale. Noi in qualche modo li diamo per scontati. In realtà io penso che oggi le democrazie che noi viviamo siano invece molto più delle oligarchie in cui alcuni gruppi di potere e alcuni gruppi economici detengono un potere molto forte. E che noi non abbiamo finora sperimentato una, veramente che cosa significa la democrazia come modello di governo. Di conseguenza penso che la rete, per come è nata e per come è fatta invece, ci permette di fare questo tipo di sperimentazione. Ora io che cosa ho fatto? Dopo aver risolto un problema, ho preso alcune frasi, alcune delle tesi di questo libro di Zagrebelsky e le ho ghicchizzate in qualche modo, cioè ne ho fatto l'equivalente della vita. La prima dice che la democrazia non ha valori assoluti ad eccezione di quella sui quali si basa. Che cosa significa questo? La democrazia è per sua essenza pluralistica, qualcuno direbbe relativistica, ma non vogliamo, relativistica è già un termine che ha delle accezioni che a qualcuno non potrebbe piacere. Tutti possono esprimere la propria opinione, su che una sola cosa non si può discutere nella democrazia, sul fatto che tutti lo possono fare. Quindi c'è una sola cosa su cui in una democrazia non è possibile fare relativismo ed è sul principio sul quale si basa la democrazia. Ora, questa cosa io la tradurrei dicendo che la democrazia è un sistema end-to-end. In buona sostanza, una volta che noi abbiamo convenuto su quali sono i protocolli, su come noi ci dobbiamo scambiare le informazioni, alle estremità del link noi ci possiamo raccontare tutto quello che ci pare, in buona sostanza. Finché noi condividiamo un meccanismo per condividere le nostre opinioni, per distribuire, per diffondere e per portare a conoscenza degli altri le nostre opinioni e conoscere quelle degli altri, e mi sono verso l'estate siamo in un sistema di questo genere. La seconda cosa è, dice, la democrazia è basata sugli individui, non sulle masse, e i media sociali sono dei media basati molto su, sono dei media essenzialmente basati sugli individui, mentre i media di massa in qualche modo fanno delle finzioni, fanno delle aggregazioni, aggregano fittiziamente delle masse di utenti. La produzione di massa, la società di massa crea una finzione sostanzialmente che esistono dei macro gruppi che hanno delle che sono omogenei, che condividono dei macro gusti, delle macro idee in qualche modo. La rete ci permette di andare oltre questa finzione e a tutti voi sarà sicuramente familiare il concetto della coda lunga, e quindi noi possiamo dire che in qualche modo la democrazia è un social network, cioè noi possiamo tradurre questa cosa immaginando che in un meccanismo democratico ci siano molti nodi connessi tra di loro. E questi nodi, come dire, dialogano perché abbiamo stabilito dei protocolli. Okay.
Io questi accessori dell'Apple me li vedo sempre, quindi è già un miracolo che sto giro trovato. Questo è facile da dire, no? Beh, la democrazia è ovviamente discussione e ragionare insieme. E un'altra tesi molto affascinante di Zagrebelsky è che la democrazia richiede una conoscenza, un uso sofisticato della lingua, di vocabolari sofisticati in qualche modo, perché bisogna essere in grado di esprimere le proprie opinioni, bisogna essere in grado di farlo in un modo sofisticato. Io questa cosa qui la tradurrei, questo è la prima volta, così. Che la democrazia è un sistema di blogosfere, non me ne è venuta una migliore, ma insomma sostanzialmente io preferisco utilizzare l'espressione sistema di blogosfere piuttosto che una blogosfera, perché mi rendo perfettamente conto, e discutavamo prima a pranzo, che noi siamo solo un pezzo della blogosfera, siamo quelli che si occupano di capire come funziona questa cosa, ma ci sono altri che non si occupano di capire come funziona e le usano solamente. Penso a tutti i ragazzi su MySpace, sui social network, in cui non si fanno delle discussioni sugli strumenti che noi stiamo utilizzando. La democrazia ovviamente è basata sull'uguaglianza, su questo, sull'uguaglianza è intesa come isonomia, come noi condividiamo tutti quanti le stesse regole, la legge vale per tutti, detto in modo semplice. E sulla rete è uno dei concetti che in qualche modo viene di volta in volta ribadito, anche se forse ancora troppo da un'elite, è quello della neutralità della rete. Le informazioni che viaggiano sulla rete non possono che viaggiare tutte alla stessa velocità e non possono essere filtrate in funzione del contenuto, perché se le comincio a filtrare in funzione del contenuto vuol dire che la legge non è più uguale per tutti, vuol dire che ci sono alcune cose che vanno più veloci perché qualcuno ha deciso che quelle cose hanno maggiore dignità o perché valgono di più in termini economici, e questo non è ovviamente accettabile. L'ultimo. L'ultimo, la democrazia impara dalle conseguenze delle proprie azioni, proprio perché la democrazia non ha nessun tipo di dogma, ma accetta qualsiasi opinione, ad eccezione di quelle che mettono in discussione il funzionamento stesso della democrazia, evidentemente, tutte le cose possono essere corrette, sono soggette a revisione, non ci sono verità assolute, non ci sono sistemi infallibili, non siamo come nelle teocrazie in cui, non so, il Papa è infallibile, invece questo periodo ci sono dei dogmi, o così di questo genere. E io questa cosa la dico, la democrazia è un wiki fondamentalmente, dove tutti poi possono contribuire a correggere gli errori e a produrre delle informazioni nuove. E io credo che uno, e su questo mi fermo, in modo tale che se queste sollecitazioni, queste cose che io tengo in qualche modo hanno sollecitato con voi, discutiamo un po' su questo argomento, oppure passo la parola, perché invece qualcuno ha qualcosa di più interessante di me da dire. Secondo me una delle cose in assoluto più rilevanti che sono state fatte finora sulla rete è Wikipedia. L'idea, perché noi non dobbiamo dimenticare quanto è stata rilevante nel Settecento l'enciclopedia francese. Noi la diamo per assodata, ma l'enciclopedia francese fu il primo corpus di informazioni laico. Wikipedia è il primo, se vogliamo, corpus di informazioni grassroots, quindi non solo laico in qualche modo, quindi non ancorato a dei dogmi, ma in cui non c'è un'elite che decide che cosa va dentro l'enciclopedia e che cosa si deve dire di quel qualcosa, ma in cui le persone possono contribuire liberamente a questa enciclopedia. E questa, io ritengo, sarà nel lungo periodo la cosa che cambierà più radicalmente la mentalità delle persone.
Che ti fermo? Puntini, la prima cosa che, anche senza microfono, immagino che mi sentite, la prima cosa che mi viene in mente di dire così a caldo è che queste osservazioni sulla democrazia 2.0 certamente non nascono dall'esperienza del reale. Nel senso che la nostra esperienza di tutti i giorni non è questa per la democrazia. Cioè, la democrazia non è un concorso di voci, ma è una dissonanza che la democrazia aiuta in qualche modo a comporre senza tagliarsi la gola, o almeno non sempre. È opposizione di interessi che vengono in qualche modo mediati, e anche alcuni interessi che hanno valore maggiore e velocità maggiore rispetto ad altri interessi. Ed è questo l'essenza della democrazia, cioè per esempio favorire le categorie disagiate, per esempio, e dare a loro un percorso preferenziale, tanto per dire. Quindi questa uguaglianza io non la vedo assolutamente nell'esperienza di tutti i giorni della democrazia. Non è questo secondo me il concetto di democrazia. La democrazia è il governo, quindi la decisione sulle cose, che nasce dalla contrapposizione di interessi, dalla mediazione, ma dalla contrapposizione. E quindi questo ambiente ideale che tu descrivi io non lo vedo nella pratica, e mi chiedo da dove te lo sei preso, cioè non lo vedi nella pratica attuale di tutti i giorni, non lo vedo neanche come utopia, insomma non mi piacerebbe vivere in una democrazia di questo tipo. Non per buttarla in vacca, tutto sommato, però una democrazia sia wiki, no? Pensiamo al sistema legislativo, c'è una legge, succede qualcosa, vado lì, apro edit, cambio la legge, è democrazia 1.0, siamo! È già così! È già così, solo che non tutti possiamo modificare il wiki. Devi pagare per la password. Io non vedo contraddizione, però, allora, il fatto che ci siano delle opinioni o degli interessi contrastanti, io non ho detto che questo non ci deve essere, cioè io non ho immaginato un mondo ideale in cui siamo tutti d'accordo. Io ho, poi non l'ho immaginato io, nel senso che io mi sono permesso di citare alcune cose che ha detto qualcuno che ne sa molto più di me, che si chiama appunto Zagrebelsky, che è stato presidente della Corte Costituzionale, eccetera, 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 non devo fare il suo curriculum, e queste cose mi hanno suggerito l'idea per cui la rete in qualche modo implementa questo tipo di principi, molto più della realtà. Allora, la domanda finale su questa cosa è: se questo è vero, cioè è vero questo, la cosa che io volevo condividere, la cosa che io avevo piacere oggi di condividere con voi, è vero che la rete implementa in qualche modo questi principi? Se sì, che succede? Una volta non la ributto in vacca, perché puoi fare la persona seria, anche se sabato. Tu asserisci che la democrazia di fatto è molto vicina, se torni indietro un paio di slide si parlava di social network, si parlava di blogosfere. Allora, io non ho nessuna difficoltà ad ammettere che la blogosfera è un social network. Allora, se ammettiamo che la blogosfera è un social network, a questo punto per parlare di democrazia dobbiamo parlare di social network analysis. E parlando di social network analysis sappiamo che in un network esistono i nodi. E i nodi sono quei punti della blogosfera, quei punti della rete di concentrazione, cioè quelli più influenti e via dicendo. Ora, a me l'idea che un sistema democratico debba basarsi su dei nodi per i quali se una cosa la dice Ludo ha un peso, se la dice Gaspar ha un altro peso, semplicemente perché proprio per la teoria della social network analysis non è vero che tutti sono uguali, e questa è una questione, come dire, fondante dell'analisi delle reti. In una rete sociale non tutti sono uguali, questo è un dato di realtà. E a questo punto la cosa mi crea un po' di problemi, non so come la vedete voi. Io non, perché, scusami, non voglio entrare in... Io
in una rete ci sono degli hub, cioè ci sono dei concentratori e ci sono dei nodi più pesanti in qualche modo, però tutti hanno la stessa opportunità poi di diventare degli hub. Io per esempio non potrei aprire tutte di blogosfere. Chi l'ha detto, scusa? No, non tutti gli hub hanno la stessa opportunità, per un problema che sempre nell'SNA si chiama processo dell'esternalità di rete. Cioè nel momento in cui si avviano le esternalità positive di rete, cioè, cosa sono le esternalità positive di rete? Quel fenomeno per il quale far parte di una rete aumenta il valore dell'ex di parte proporzionalmente alla dimensione della rete. Nel momento in cui il mio hub è già più grande, di fatto si attivano le esternalità positive di rete per le quali tu puoi essere Gesù Cristo, ma io sono io. Tu dici tu, e poi come dicevo, io non cazzo. E purtroppo questa è la social network analysis. È vero, solo voi siete un cazzo. Cosa voglio dire? Il problema è che se creare l'equivalenza, democrazia, social network analysis, è creare l'equivalenza per la quale democrazia uguale, è come diceva il Gattopardo, sono tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri. Cioè in un'ottica di Alpolitik probabilmente è pure vero, ma non è una cosa positiva, non è una cosa, come dire, 2.0 nella tua accezione. Non so se... E questo è un problema di fondo che vede questo discorso. È vero. Lo accolgo e lo approfondisco, ok? Al prossimo barcamp a Matera, però posso dire una cosa. Per esempio, se prendiamo in considerazione il sistema delle università, allora lì ci sono state delle scelte. In Italia, secondo questo concetto che tu dici, la scelta è stata: i miei utenti sono gli studenti, e si è cercato di fare un'università per tutti che di fondo, di base, non serva a niente. Invece negli Stati Uniti, come nel mondo anglosassone, per prendere un altro esempio, si è deciso che gli utenti sono le aziende, il mondo del lavoro, e si è fatta un'università in quel senso, e quindi dove il sistema delle differenze è in qualche modo organizzato, che è capace di muoversi sui suoi committenti, perché poi la democrazia è questo, quanto tu riesci a stare con i tuoi committenti. Noi ci siamo riusciti, l'abbiamo resa così facile per gli utenti della nostra università, che sono gli studenti, che è talmente facile che non serve a niente nelle esperienze professionali. Quelli lì hanno detto: no, noi, il nostro modello, il nostro riferimento, i nostri utenti sono quelli che la usano, nel senso che usano il nostro prodotto, non che quelli che vengono a comprare, cioè non lo studente, ma quello che usa lo studente una volta finita la sua trasformazione. E quindi è sempre una democrazia, è sempre un sistema, così cambiano il sistema di riferimento a cui tu ti tieni agganciato. Cioè io in Italia mi modifico sugli studenti, per cui mi rendo sempre conto che questi la vogliono più facile, più facile, più facile, finché ho perso tutto. Lì la voglio più utile, più utile, più utile, finché diventa tremenda per gli studenti, ma estremamente utile per il sistema. Io non sarei così d'accordo che le università americane sono più tremende. Esatto, è facilissima per gli studenti. Nel senso, anzi, forse dipende da il problema non è solo dell'università, adesso non è questo l'argomento, però se fosse per le aziende italiane tu vai, cioè se le aziende italiane non sfruttano tutte le conoscenze che uno studente che esce dall'università può avere, cioè se fosse in ottica di mercato tu dovresti essere preparato a fare fotocopie e a scrivere il lavoro, cioè, nel senso è quello. Sull'argomento delle social, invece sull'argomento della social network e della democrazia sono d'accordo, questa volta sono d'accordo con lui che questa cosa del web totalmente democratico è un po' una cosa che ci raccontiamo noi, che voi forse. Cioè, ce lo raccontiamo noi che facciamo parte voi che fate parte degli hub, nel senso che lo raccontano principalmente quelli che sono nei posti, diciamo, più influenti. È difficile che uno esterno a questo sistema, che cerca di entrare
nella rete che noi abbiamo creato, dei blog, del social network in cui siamo, dica che noi siamo democratici, anche, anzi dice il contrario, dice che noi cerchiamo di non farli entrare nel nostro. Io la mia esperienza è che, scusa, vai tu, vuole. In verità io penso che tu abbia ragione. Grazie, veramente. Semplicemente perché l'ideologia della democrazia, l'ideologia della blogosfera sono ideologie e sono vere entrambe, cioè che tutti sono liberi da dire la propria e di costruire la società, nel caso del governo, nel caso della democrazia, la rete nel caso della blogosfera, ma in realtà poi non è così, perché poi materialmente funziona come hanno detto gli altri, quindi teoricamente sì, effettivamente è vero. Io col mio voto faccio andare in Parlamento di chi mi fido, lui farà le leggi per come penso possano essere utili per me. Nella blogosfera io dico una cosa interessante, qualcuno mi ascolterà prima o poi, qualcuno mi darà retta. Non è vero nessuno dei due casi. No, perché no, non è vero. Io ti dico la mia esperienza è che io ho aperto il blog nel 2004, quando c'era già gente che aveva il blog prima. Io ho cominciato a partecipare attivamente alla comunità dei blogger, diciamo, a questa blogosfera, fai conto, verso la metà del 2005. Allora, se la vogliamo mettere in termini di classifiche, che non contano assolutamente, scusa, io sono partito dal numero 1000 e sto intorno al numero 100, e tall'uno credo Mucignante. Che se questo può avere un senso, no? Ma, cioè, se questo può avere un senso, nel senso che nel mondo che viene fotografato, per esempio, da Blog Bubble, in qualche modo io sono più linkato di altri blog. Sei un di cosa? No, non credo proprio. Sì. Gli hub sono macchia nera, la democrazia potenziale è una cosa. No, cioè, questo, se la vuoi mettere in questi termini, quindi, diciamo, di possibilità di crescere all'interno di questa rete. Di crescere per far sentire la tua opinione, non per necessariamente essere più influente, in un mondo in cui esistono moltissimi nodi, secondo me questo è molto più possibile. Certo, in un mondo in cui i nodi sono Yahoo, Google e altri 1000 nodi, probabilmente Yahoo e Google sono inarrivabili. In una situazione in cui il numero di nodi si moltiplica, però io non entro nel meccanismo, non entro nella teoria della della social network analysis, perché non mi sento preparato. No, ma è proprio una questione, è proprio una questione come dire di base. Ti faccio un esempio banale: se qui ci fosse quello che ha fatto la classifica di Blog Bubble, no? Potrebbe tirar fuori quella bellissima immagine con una sezione della blogosfera con tutti quanti i postilli, eccetera, eccetera. O quell'immagine là non rappresenta. Se tu dovessi immaginare la democrazia, come la immagineresti? Io con una matrice rettangolare, tanti punti tutti uguali e dei rettangolini. Aspettate 10 minuti, vi tiro fuori le immagini, con un twist. Volevo solo dire una cosa, che cioè, per me ha un significato diverso parlare di eguaglianza, diciamo, e parlare di democrazia. L'attuazione della democrazia è una mediazione, punto. Comunque, perché se faccio una legge non ha coinvolto tutti, medio tra milioni di persone, è quello che succede quotidianamente in tutte le cose, certo, che facciamo. Quindi, cioè, per me questo è una delle cose che non riesco a... Cioè, nel senso, nella blogosfera io posso dire tutto quello che mi viene, che mi salta in mente, però a seconda di quello che dico probabilmente divento più un hub, se sono, riesco a catalizzare pareri di altri, probabilmente se altri sono d'accordo con me, se mi dicono, eccetera. Mentre nel mondo reale probabilmente non c'è, cioè, questa cosa qui. Però, è vera, sì, ho capito quello che tu stai dicendo. Io però nella mia idea era un discorso che sta prima di come poi stabiliamo le regole che in qualche modo governano dei gruppi sociali. Cioè, la democrazia sta prima di questo.
Scusa, io ripartirei dall'assunto, no? Che tu hai posto come base della democrazia, che se non ho capito male, è dare la possibilità, diciamo, a chiunque, a tutti, di esprimersi. Se teniamo questo come punto, diciamo, illuminante, secondo me ci dovremmo porre un altro problema. Dovremmo vedere scritto lì, secondo me, non democrazia 2.0, ma oligarchia 2.0. Perché se ci fermiamo a pensare a quante persone interagiscono con la rete, ci rendiamo conto che siamo qua dentro probabilmente molto autoreferenziali nel ragionare sullo strumento e sulle sue possibilità, dimenticandoci che tagliamo fuori, diciamo, una massa di persone infinita, di cui noi, diciamo, siamo una percentuale per ora molto ristretta. Quindi, diciamo, per parlare di democrazia, dare la possibilità a tutti di dire quello che vogliamo, lo strumento rete è democratico, perché quella possibilità lì la dà a tutti quelli che vogliono farlo e che possono farlo, non lo dà a chi non può farlo, per il digital divide, per l'analfabetismo informatico e quant'altro. Per cui io mi aspetterei un atteggiamento, anche auspicherei un atteggiamento da parte di chi vive la blogosfera, soprattutto dei tecnici, per diffondere la possibilità. Sono assolutamente d'accordo con te. Assolutamente d'accordo con te, e chiudo con questa cosa, mi passo alla slide di grazie. Grazie a te. Magari sarebbe divertente continuare questa discussione online, nel senso che mi sembra che ci sono degli spunti interessanti. Non volevo scendere molto nel dettaglio, volevo rimanere in qualche modo, come dire, sull'utopistico, se volete. Però anche alcune cose di dettaglio che sono state dette, secondo me, sono sicuramente interessanti da approfondire per capire meglio. L'idea è che oggi l'elite, che è tuttora un'elite, che sta utilizzando questi strumenti, in qualche modo è più vicina a un meccanismo democratico di quanti gli altri. E quindi l'augurio mio, diciamo, in termini utopistici, è che sia questa cosa virale. E quindi mi fermo qui e lascio la